Un 25 aprile tra le polemiche, a Roma la festa della liberazione dal nazifascismo verrà celebrata sì, ma non da tutti. La comunità ebraica infatti fa sapere che sarà assente allo storico corteo organizzato dall'Associazione dei Partigiani. I dissidi sarebbero nati dalla partecipazione della comunità palestinese alla manifestazione. La brigata ebraica e la comunità ebraica sono pezzi importanti, speriamo ancora una volta che mandino una delegazione, che vengano, che partecipino con noi al corteo. Altrimenti, nel grande rispetto della loro scelta, ovviamente, speriamo di valorizzare il dialogo che c'è stato e di arrivare in futuro ad avere una nuova unità ed un'unica piazza antifascista per questa città di Roma che lo merita. L'AMPI, che ci paragona a una comunità straniera, è fuori dalla storia e non rappresenta più i veri partigiani. Così c'è bisogno di celebrare il 25 aprile senza faziosità e senza ambiguità. Una festa di chi crede nella Costituzione e nei valori dell'antifascismo. Così Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, motiva la scelta di non partecipare al corteo organizzato dall'AMPI. Altra novità prevista per la giornata, la scelta di cambiare il percorso della manifestazione. Attraverseremo i quartieri di Montagnola, Tormarancia, Garbatella e Ostiense. La scelta diversa rispetto agli altri anni in cui si faceva un corteo che partiva dal Colosseo e arrivava a Porta San Paolo è in virtù del fatto che intendiamo valorizzare i luoghi storici della Resistenza romana, alcuni dei luoghi più significativi della Resistenza romana e della Guerra di Liberazione. La comunità ebraica di Roma festeggerà il suo 25 aprile insieme all'Unione della Comunità Ebraiche Italiane in via Balbo, di fronte all'allora sede della Brigata Ebraica.